Sei giorni in un'unica puntata di E Pro Die. Sei giorni. Sonasas campanas si presa tu una bocca, povero pizzino alla saudotinoche. Cari amici di 5 Stelle, benvenuti al nuovo appuntamento con Die e Pro Die, sempre il vostro caro amico Paul De Santi, in una versione un po' invecchiata, ma non vi preoccupate, questi sono gli scherzi della televisione, tutto sarà regolare come sempre. L'appuntamento di Die e Pro Die, come sapete, come mi auguro sappiate, parla un po' di tutto, soprattutto di musica, musica vista non solo dalla, come dire, in modo superficiale nell'ascolto, ma cerchiamo sempre di scavare, di andare dentro la musica. E questa volta, cari amici, che musica vi faremo ascoltare, e conosceremo meglio uno dei personaggi che per molti anni è stato un po' un fenomeno della musica in Sardegna. È un fenomeno vero e proprio, Gigi Sanna, gli Stentales, perché negli anni, alla metà degli anni 90, quando c'era questa cassetta pirata che circolava in Barbagia, tutti ascoltavano e tutti cominciavano ad avvicinarsi a questo nuovo fenomeno musicale chiamato etno rock, chiamato musica d'autore. Che cos'era in realtà in quegli anni il fenomeno Stentales? Un giornalista ha dato una definizione che secondo me è giusta, l'ha chiamato etno pop agropastorale, e funziona. Definizione giusta, perché etno c'ha di etnico, pop è normale che sia pop, cantautoriale comunque, agropastorale perché comunque proveniamo appunto dall'ambiente agropastorale, quindi ognuno di noi è nato da questa terra, ha vissuto con le capre e i maiali, insomma si è fatto grande così. Fenomeno Stentales è cos'è? Un fenomeno che tutti si rispecchiano, perché parla delle nostre realtà quotidiane, quindi è, diciamo che è una sorta di chansonnier, di raccontare appunto come tutti i vecchi cantautori quello che è della vita vissuta appunto dalle persone, della nostra gente, insomma. È bello perché in pochi anni hai raggiunto mete che sicuramente forse non ci immaginavamo neanche di raggiungere, è quello che ci fa diventare ancora più grandi. E poi la cosa che ci onora è che appunto siamo rimasti, nonostante siano passati 11 anni adesso dalla nostra prima uscita, sempre le stesse persone, un po' invecchiate come te, però d'altronde anche noi invecchiamo. Comunque io adesso provvederò, insomma, ho dei medici amici, insomma, che mi hanno garantito un lifting di un certo tipo. No, ma proprio garantito assolutamente. Poi il mio problema è che ultimamente ho questo fornitore di abbigliamento che mi dà tutte queste robe strane in saldi che mi ingrassano un pochino, quindi il problema è solo questo. Però tornando alla musica, vedi, io ho delle grandi curiosità. Tu dici sì, il fenomeno, il mondo agropastorale, non è solo quello, perché nelle tue canzoni sì, è vero, si parla, come dire, di questo mondo straordinario, però è davvero vicino alla gente, cioè vicino alla gente che ha problemi proprio di sopravvivenza, voglio dire, problemi della quotidianità, quindi forse è anche questa la forza, cioè il mondo agropastorale, ma davvero vicino alla gente di tutti i tipi, insomma. Certo. Sì, il discorso, ripeto, che racconti storie di vita vissuta, cosa che forse qualcuno non riesce neanche a raccontare, perché io vedo che i cantanti nostri, adesso i più famosi, comunque su 14 canzoni, 13 parlano d'amore. Noi parliamo d'amore, ma parliamo anche di altri problemi che ci sono. Forse qualcuno vuole tapparsi gli occhi e non vedere quello che c'è dietro, ma la realtà è tutta un'altra, quindi bisogna anche raccontare la realtà nuda e cruda di come la viviamo noi e di come la vivono anche gli altri. Allora, Die Pro Die con il vostro Paul De Santi per questo numero si conclude qua. Il prossimo numero vedrà ancora ospite Gigi Sanna, quindi di Stentales, in una scenografia completamente diversa, ossia lui sarà da quella parte, da questa parte, io sarò da quella parte. Quindi ci vediamo al prossimo numero di Die Pro Die. Ciao!